Buongiorno amici del canale e di Quotidiano Canavese, perché questa volta facciamo questo bel tutorial che sarà legato a un reel, che sarà legato a un bellissimo articolo che creeranno per noi gli amici di Quotidiano Canavese. È un giornale molto carino, che ha anche un sito molto aggiornato della mia zona. E li apprezzo molto perché è una startup partita qualche anno fa e secondo me fanno veramente un ottimo lavoro sul territorio, quindi ho voluto con loro creare questa specie di collaborazione dove tutti i mesi creerò per loro un restyling su misura. Perché su misura? Perché questo restyling secondo me è il genere che piace tantissimo alle persone della mia zona, quindi diciamo legno grezzo, un tavolino che ho comprato veramente per 2 lire, giuro, però che deve essere recuperato e che sta bene sicuramente in una casa calda, accogliente, dove comunque si ha tanta voglia di cucinare e di vivere la casa. Forse una casa non estremamente moderna e lineare, però nemmeno age, anzi contemporaneo. Partiamo! Io parto sverniciando il piano superiore, non perché Magic Paint abbia bisogno di sverniciatore per colorare, no, ma solo perché questo legno grezzo è molto bello e quindi voglio partire con una base di legno grezzo. Invece le gambe non le svernicio perché ho già colorato. Svernicerò con il mio stupendo sverniciatore biodegradabile e naturale, non puzza, non ha odore. Mi raccomando, se avete lo smalto come me, mettete i guanti perché altrimenti vi scioglie anche lo smalto, ovviamente. E sarà bellissimo lavorare con lui perché dopo pochissimi minuti, probabilmente già dopo mezz'oretta, possiamo assolutamente eliminare la vecchia vernice che si è assolutamente scrostata perché probabilmente ha preso dell'acqua. Invece la base la terrò così perché ho già lavato preventivamente con ABBA, tra parentesi, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Hello Magic Paint per imparare tutto quello che serve per fare dei restyling perfetti, dalla A di ABBA alla Z. Partiamo. Io colo un po' di sverniciatore, giuro che vi sembra tanto ma non è tanto, vedete ne metto poco, però lo colo e lo stendo con calma sulla mia superficie perché è un po' da capire questo passaggio, nel senso che non è un fattore meccanico, lo sverniciatore svernicia le vernici, quindi se voi avete un vecchio flatting, un vecchio impregnante, un vecchio colore, uno smalto, lo sverniciatore lo rimuove, ma bisogna curarla la superficie, vedete, io la coccolo mentre lo stendo e cerco di capire anche lo spessore che la mia superficie vuole. Magari ci sono dei mobili che con pochissimo sverniciatore lasciano tutta la vecchia vernice, ci sono magari dei mobili che necessitano di un po' più di sverniciatore, un po' più di tempo. Siamo in inverno adesso, quindi mi raccomando, se siete vicino a una stufa o a un termosifone, dovete ricordarvi per il tempo che lasciate agire lo sverniciatore di coprire, perché altrimenti poi vi secca lo sverniciatore e se lui secca non funziona più. È uno sverniciatore assolutamente naturale, per questo vi dico che è veramente un prodotto pazzesco, perché non fa male alle mani, infatti come vedete lo sto usando senza guanti anche se ho lo smaltino io, però non fa male alla pelle ed è una cosa importantissima. Un'altra cosa molto importante è che non fa male al respiro, infatti come vedete non ho neanche una mascherina, e la cosa ancora più importante, forse la più importante di tutte, è che è biodegradabile, quindi tutto ciò che voi state buttando lo potete mettere anche nell'organico perché non inquina, anzi. Vedete che io ne ho tantissimo ancora nel mio barattolo, che oltretutto era già un barattolo anche aperto. Ma nel frattempo lo sto coccolando, accarezzando la mia superficie, e inizierà a funzionare bene al 100% quando vedrete che diventa un po' trasparente. Perché solitamente con gli impregnanti che succede? Che agisce, rende l'impregnante, diciamo, sciolto e diventa liquefatto e quindi diventa trasparente. Passa dall'essere verdino all'essere trasparente.
Ora io non lo copro perché dove sono adesso non fa caldo, ma soprattutto non ho, diciamo, una fiamma vicino che mi può seccare. Però lo controllo, non vado via, sto qua nei paraggi. Se dovessi notare che per caso fa un po' caldino e quindi mi si asciuga troppo in fretta, metto un po' di pellicola, anche la pellicola per gli alimenti, per dire il Domopack. Ma sono sicura che tra 10-15 minuti sarà perfetto per essere tolto con la mia super spatola Geppetto. Vedete, in questo punto, guardate, potete notare che in alcuni punti è più trasparente rispetto a altri. Vuol dire che lì era graffiato e probabilmente sta già facendo effetto, sta già sciogliendo tutto. E sta funzionando molto bene, quindi sta togliendo tutto il protettivo, flatting, l'impregnante che c'era ancora di vecchio. E voilà. Lasciamo agire e poi togliamo. Sono passati circa 15 minuti e secondo me è già perfetto. Quindi spatola, un contenitore per raccogliere quello che togliamo e vediamo come va. Bellissimo. Come vedete, io con la spatola, togliendo, seguo la vena del legno, perché non bisogna assolutamente mai togliere contro la vena per evitare di graffiare e di non toglierlo bene. Ed è venuto fuori il colore originale del legno. In alcuni punti è un pelino rovinato, ma proprio perché ha preso acqua. Ma ora vi faccio vedere come tolgo gli ultimi rimasugli di colore e di sverniciatore in pochissimi passi. Mi concentro ancora sui bordi. Per togliere bene gli ultimi residui di sverniciatore, per non creare danno al legno e per non far difficoltà, vi consiglio di prendere una matassina d'acciaio, io ho preso quella media, e dell'alcol, del classico alcol a 90 gradi. E guardate, ne mettete un po' sulla vostra matassina e poi ovviamente dovete massaggiare seguendo la vena del legno. Vi posso assicurare che insieme alcol e matassina faranno un lavoro eccezionale, eliminando le ultime impurità, gli ultimi rimasugli, ma soprattutto togliendo senza fare fatica. Non mettete in questo caso acqua, perché comunque il legno in questo momento è diventato grezzo e l'assorbe, e non fa bene al legno grezzo molta acqua, attenzione. Sapete che l'alcol evapora molto velocemente, quindi non c'è rischio che vada a deteriorare la grana del legno. Guardate il piano del mio tavolino con una sola mano di sverniciatore come è venuto. È perfetto. È uscito fuori il legno, sta respirando finalmente e la sua essenza è molto bella. Ma non fatevi ingannare dalla tonalità, perché è ancora bagnato, è ancora molto umido.
ok? Quindi nel momento in cui asciugherà, tirerà fuori veramente la sua tonalità definitiva. Nel frattempo io lo metto a gamba all'aria e coloro la base, perché ovviamente non l'ho sverniciata, l'ho solo lavata con Ama. Ho scelto per questo passaggio un fantastico grigio, uno dei grigi più belli di Magic Paint. Si chiama Julia's Grey ed è un grigio elegante, delicato, contemporaneo e molto molto coprente. Io solitamente stendo una mano pura e poi faccio qualche ritocco e una coprenza perfetta. Uso il pennello ovale da 50 e le sue setole sono proprio perfette per questo legno. Carico bene il pennello perché i pennelli ovali si sfruttano proprio perché accumulano all'interno colore. Lo accarezzo sui lati e parto a colorare. Guardate qui. Tirate bene e attenzione a non fare le gocce, mi raccomando, e a non fare i rimasugli. Non creare rimasugli sugli angoli, perché è brutto, è antiestetico vedere goccioline o rimasugli nei bordi. Guardate una sola mano quanto copre già, eccezionale. Però usatemela pura e mi raccomando, il pennello ovale Magic Paint dovete sempre tenerlo dalla parte bassa, dalla ghiera. Farete meno fatica e non stancherete il polso. Guardate quindi la lunghezza, come copre. Guardate. Io ne metto un po' di più per partire bene e allungare la pittura in modo da coprire tutto senza lasciare difetti, perché bisogna coprire sì, ma bisogna anche allungare, tirare la pittura e non creare disomogeneità. Mai questo, questo non ci piace, no. Noi vogliamo la perfezione in lunghezza, guardate. E poi tolgo ovviamente gli ultimi difettini. Su un tavolino del genere possiamo pensare anche di colorare il sotto, perché probabilmente lo mettiamo davanti al divano o comunque in punti dove può capitare di vedere anche sotto. Quindi mi raccomando, colorate anche la parte sottostante. È ora di fare la seconda mano. Sarà un ritocco, non sarà una vera seconda mano, e sempre pura. Stesso pennello che ho avvolto nella pellicola in modo che non seccasse. Mi raccomando, mettetene poco perché ne serve poca. E guardate qui. Accarezzate proprio velocemente la superficie e avete un colore perfetto, totale, liscio, uniforme, bellissimo. Dovete sempre assicurarvi però che quando è ora di dare la seconda mano la superficie deve essere veramente asciutta, asciutta, secca, secca, perché sapete che se la prima mano non è asciutta per bene, la seconda porta via la prima. Quindi mi raccomando, controllate che sia asciuttissima. Come si controlla? Si mette la mano e se si sente caldo vuol dire che la prima è asciutta. Molto facile. Lisciamo la pennellata in modo che sia perfetta, togliamo eventuali goccine che ci sono sul bordino, antiestetiche, e via, finiamo. Le due mani sono asciuttissime ed è veramente bello, e il legno sopra mi piace tanto, ha assunto un colore veramente veramente moderno. Ma sopra voglio realizzare un qualche cosa che non vi ho mai fatto vedere nei video, una cosa molto delicata e carina, uno stile che si chiama Ovishi o Country, come volete voi, una trama, e la realizzo semplicemente con il nastro carta, quindi sarà proprio poco costoso e molto carino. Quindi si vedrà sia il colore del legno, quindi ovviamente non vado a coprirlo del tutto, che la seconda tonalità che utilizzo. Faccio delle righe perfette utilizzando tra una riga e l'altra lo scotch come misura di distanza, così non faccio assolutamente nessun errore. Tra una riga e l'altra basterà mettere lo scotch, vedete, che è perfetto come larghezza e non dovete misurare.
Ho già messo i due pezzettini ai lati. Prendo la mia misura. Vado qui, lo appoggio preciso, preciso da un lato. E anche da questa parte. Preciso, preciso. Voilà. Poi vi farò vedere come essere ben 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 precisi e non fare righe che sbavano sul legno. Perché sapete che anche sul legno c'è comunque una regola da seguire. Qua, pezzettino. Andiamo da qui così non sprechiamo scotch. E un pezzettino. Bisogna essere molto precisi, eh? Un'altra riga. E voilà! Ai lati col cutter incido perché voglio comunque lasciare il bordino con il legno grezzo. Quindi poi magari metto un pezzettino di scotch che mi protegga il bordo, così mi rimane col legno grezzo. Con un cutter faccio una righettina bella precisa e voilà! Tolgo via tutti i pezzettini. È importante che il nastro carta sia proprio appiccicatissimo, non deve esserci neanche un bordino leggermente sollevato. Quindi passate, mi raccomando, con uno straccettino asciutto in modo da eliminare alcune incongruenze, magari un punticino dove non è ancora ben applicato e far uscire magari eventuali bolle di aria. Il nastro è messo anche ai lati per proteggere un pochettino i bordi e non sbavare. E adesso utilizzo una tecnica che si chiama dry brush e uso il merlino, il mio pennello bello tozzo. Perché uso il dry brush e non coloro con pittura pura? Primo, perché non voglio vedere lo scalino. Secondo, perché voglio un effetto delicato che dia pienezza di colore solo in sovrapposizione. E quindi si fa così. Prendo un po' di colore, in questo caso uso il clear sand, un avorio molto bello. E scarico bene 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 e poi coloro la mia riga piano piano sfruttando l'assorbenza del legno e ripassando più volte in questo modo. Sarà una sfumatura molto delicata, molto leggera, quasi polverosa sulla superficie. Questo fa sì che il colore non sbavi sotto lo scotch, perché ovviamente avendo la pittura pura molto molto tirata e creando una sfumatura col pennello non potrà penetrare sotto lo scotch e quindi non sbava, non fa la nostra riga sbavata. Quindi piano piano, ripassando più volte, rendete il colore più coprente. Continuo. Poco, carico e via. Passaggio finito. Ora tolgo il nastro di queste righe, controllo che sia ben asciutto e metto il nastro dall'altro lato. Mi aiuto con un cutter così posso essere più precisa e sollevo il nastro carta. Il fatto di aver steso la pittura molto molto asciutta
mi ha permesso di essere precisa nella stesura del colore. E con questo vedo non vedo, molto leggero. La riga è perfetta e non ha nessun tipo di sbavatura. Lavoriamo quindi nel senso opposto. Ho messo una striscia di carta nel centro del tavolino, misurando perfettamente la metà. E ora continuo, sia a destra che a sinistra. Due pezzettini di nastro che mi aiutano tranquillamente a fare lo spessore. Ne mettiamo uno qui. Uno qui. Come vedete io ho mantenuto il bordino, il nastro carta sul bordino. Così non lo sporco. E avanti. Assicuratevi che sia bello attaccato, perché altrimenti la misurazione poi non è perfetta. Uno e due. Avanti. Continuo così su tutto il piano. Dove ho già fatto una riga sotto, ovviamente, adesso sarà più coprente, e invece dove c'è solamente una passata sarà meno coprente, sarà una tessitura. Il pennello di prima, il mio merlino, carico un po', scarico bene e via. Continuo così su tutto il tavolo e poi togliamo il nastro insieme e vi faccio vedere come è venuto. Proviamo! Bellissimo! Guardate che bello che è, così impreciso dal dry brush, che sembra veramente un tessuto, un lino, una vecchia tela. E anche l'ultimo, voilà, bellissimo. E ora l'ultimo passaggio. Ho deciso di usare sui lati del mio tavolino questo stencil che adoro. Fa parte della famiglia Magic Paint da un po' di anni, però piace sempre tantissimo e anche a me piace sempre tantissimo. Quindi da una parte farò la prima parte, quella un pochettino più coreografica con la gallinella e i fiori d'alloro, e dall'altra parte metto la scritta. A me piace quando lo stencil non è come uno stampino riposizionato più volte sul mobile, ecco, a me piace quando lo stencil viene concettualizzato e viene usato in tutte le sue parti. Quindi sembrano due stencil differenti. Cerco di centrarlo. Di qua metto la mia gallinella appunto con l'alloro, così, questo più o meno è il centro, e voilà, e
Poi di là metto la scritta. Prima dell'ultimo passaggio. Faccio lo stencil esattamente come ho fatto sopra il quadrettino Vichy, usando il clear sand. Blocco un po' qui e un po' là. E uso il classico tamponcino per stencil, molto scarico. Oggi tutto molto semplice, ma d'impatto. Il tutorial di oggi vuole essere un po', diciamo, un ritrovo a quello che è la semplicità che crea delle cose molto molto particolari. A volte pensiamo che per creare un restyling, diciamo, d'impatto si debba usare chissà quale prodotto, no? E invece vi ho fatto vedere che con il semplice nastro carta e due colori siamo riusciti a ottenere un bellissimo effetto sia sul piano che adesso qui. Mi raccomando, andate molto scarichi così non spaviamo. E battiamo sempre dall'alto verso il basso. Vediamo come è venuto. Eccolo qui. Fine, semplice, delicato, ma molto country chic. Era perfetto per questo piano del tavolino. Dall'altra parte facciamo la scritta. Perfetto. È venuto veramente bene. L'ultimo passaggio, penultimo, perché sapete che si protegge sempre. Una grattatina, un piccolo decapè per miscelare bene tutti gli stili. Quindi farò un po' di decapè sulla base, uso un pochettino anche lo stencil e anche un po' la parte superiore, ma poco. Tanto basta per miscelare tutto. Spugnettina abrasiva media, quindi non troppo grezza, e vado solo però sui lati, sui bordini, per evidenziare anche un po' questo bel decoro che c'è, perché altrimenti così passa un po' inosservato. Lamina. Vedete, basta proprio poco, un massaggio delicato ed esce fuori la nostra bordura elegante. Ho passato un bel pannettino in microfibra strizzatissimo per togliere i residui di polvere e adesso il colore è più bello. Ma guardate con la cera, un filino di cera a protezione, o la leggendaria, la jasmine, ricordatevi sempre quella che volete, basta che usate un pennello apposta. E adesso sì, guardate il legno come torna a essere bello vivo, una meraviglia. Guardate che differenza tra il legno protetto, che torna a essere idratato, e quello invece semplicemente sverniciato. Così con una sola passata proteggiamo sia la vernice che il legno e lo rendiamo bello per tantissimi anni. Ricordate che se questo mobile lo potete utilizzare magari giornalmente, lo mettete magari all'esterno, la cera si può anche ripassare, magari fra 5-6 mesi lo vedete un pochettino più secchino, perché magari, che ne so, i cambiamenti climatici, caldo, freddo, l'umidità lo hanno un pochettino messo a dura prova. Voi prendete la cera tranquillamente come ho fatto adesso io e gliela ripassate e torna di nuovo a essere bello idratato e protetto per tantissimo tempo. Finisco di stendere bene la cera,
Dopodiché lo massaggio, facciamo passare 2 orette e poi lo vado ad ambientare, così vi faccio vedere come sta. Anche questo restyling è finito e abbiamo ambientato il tutto in casa. Ovviamente la mia casa sta diventando uno showroom, perché tutte le tonalità, tutte le pareti sono state fatte con Magic Wall, e ogni volta che dobbiamo ambientare un pezzo creato con Magic Paint, Magic Wall è la perfetta cornice. Questa volta mi ha aiutato a ambientare il tutto una mia amica, anche lei qui del Canavese, si chiama Giorgia Benedetto ed è bravissima sia come architetto che come interior designer. E guardate che bell'arredamento. Amiamo il country, è un nostro debole. In realtà è tutto molto